La costruzione di Palazzo Fioroni a Legnago risale ai primi anni del 1800. Le sorelle Fioroni trascorsero la loro vita a collezionare reperti storici, documenti, frammenti di armi che raccontavano la storia del territorio. Oltre 1000 metri quadrati di superficie disposti su più livelli. Una sala adibita a motivi arabeggianti e coloniali riportando gli eventi della guerra d'Etiopia. I trofei di caccia del fratello Oreste e del nipote rendono particolare l'atmosfera di questo luogo, posto nel cuore della pianura veneta, oggi pianura dei Dogi. Molti dei reperti sono regali di soldati legnaghesi di ritorno dall'avventura coloniale. Un'altra sala ricorda un'altra epoca, quella rinascimentale, con ceramiche di diversa fattura realizzate tra il 1400 e 1500 e ritrovate dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non manca un ricordo a personaggi illustri come Antonio Salieri. Una raccolta di cimeli epoca garibaldina denota la grande passione per la storia di questa famiglia, una passione così profonda da riadattare ogni singolo locale in base all'epoca degli oggetti esposti. Un vero e proprio museo. Frammenti di armi anche molto antiche, addirittura d'epoca longobarda, meticolosamente raccolte a testimonianza della posizione strategica di Legnago. Ci sono 1000 anni di storia raccontati da questi oggetti. Per quantità e qualità dei reperti, è uno dei musei più importanti del Nord Italia. Questo il primo itinerario che inaugura la 25esima edizione del Radicchio di Verona IGP, illustrato in una conferenza tenuta proprio qui a Legnago. Nel corso della 25esima edizione del Radicchio d'Argento tenutosi a Legnago, un convegno, moderato da Federico Melotto, direttore della Fondazione Fioroni, ha riunito numerosi esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui gli amministratori del comune di Legnago e della provincia di Verona, le proloco e le confraternite provenienti da diverse regioni. Ognuno di loro ha portato il proprio contributo in un'ottica di sviluppo turistico ed economico, dimostrando come il Radicchio di Verona IGP possa rappresentare un autentico ambasciatore della cultura e delle tradizioni del territorio. La presidente del Consorzio Tutela del Radicchio di Verona IGP Cristiana Furiani ha rimarcato come il radicchio, oltre ad essere un'eccellenza gastronomica, possa diventare un simbolo che racchiude l'identità territoriale, un prodotto che racconta la storia e le tradizioni di chi lo coltiva e di chi lo consuma. Giancarlo Dell'Orco, Destination Manager, ha evidenziato le numerose opportunità di crescita offerte al settore grazie ai finanziamenti pubblici. Secondo Dell'Orco, il Radicchio di Verona può fungere da ponte verso la scoperta di borghi, territori e realtà meno conosciute, attirando visitatori in nuovi itinerari per turisti in cerca di esperienze autentiche. Maurizio Drago, giornalista esperto di turismo e cibo, ha posto l'accento sull'importanza di far conoscere il territorio attraverso i suoi piatti, e in particolare sul ruolo che il Radicchio di Verona IGP può assumere come ambassador del territorio. Una delle idee centrali proposte da Drago riguarda il coinvolgimento dei giornalisti tramite Press Tour, un'occasione per permettere loro di scoprire in prima persona i luoghi, le tradizioni e i piatti che definiscono il territorio, con il Radicchio di Verona IGP come protagonista. Questo approccio consentirebbe di comunicare il valore del prodotto e della sua storia in modo efficace, amplificando il messaggio e raggiungendo un pubblico più ampio attraverso i media. Il 27 ottobre 2024, al Castello Bevilacqua, si è tenuta la 25esima edizione del Radicchio di Verona, IGP. Un evento che ha celebrato questo ortaggio con incontri, degustazioni e momenti di convivialità. Lo chef Angelo Insogna ha aperto la giornata con uno show cooking, trasformando patate e radicchio in soffici gnocchi. La sua dimostrazione ha introdotto una degustazione di 6 ricette raffinate basate sul Radicchio di Verona IGP. Il percorso ha preso il via con una tartelletta di pasta brisée, farcita di patata acida, radicchio crudo all'olio di sesamo,
una sfera croccante di fegatini e la tradizionale stortina veronese, accompagnata da una salsa al merlot e melograno. Piatto proposto da Mida Mazzolon, presidente dei cuochi veronesi. I sapori dolci e amari del radicchio hanno creato un contrasto raffinato, suscitando grande apprezzamento tra i commensali. A seguire, la zuppa del viandante ha richiamato l'antica tradizione delle osterie della Bassa Veronese, raccontando storie di briganti e viandanti. Noi siamo una cantina molto giovane, abbiamo 10 anni di storia, abbiamo iniziato nel 2015 e ci siamo sentite, diciamo, di partecipare, di essere accanto a questo, insomma, partecipare a questo evento proprio per abbinare a un prodotto del territorio un vino del territorio. Ci sembrava naturale il fatto di abbinare questi due prodotti. Quello che state bevendo attualmente è il nostro spumante rosato di Merlot. Siamo in sole 5 cantine in Italia a produrlo, versione rosata. È un Merlot che va bene da aperitivo, ma ci si può anche pasteggiare, quindi bollicina bella sottile e una bella persistenza in bocca. Tutti i nostri vini sono biologici. Questa zuppa di pasta e fagioli, servita in una pagnotta impastata con radicchio, ha permesso agli ospiti di gustare una ricetta autentica, dove il pane si è intriso di tutti i sapori, regalando un'esperienza ricca e profonda. Il radicchio di Verona GP, con le altre nostre eccellenze agroalimentari e vitivinicole, rappresenta quindi sapienza agricola, identità, valori e visione imprenditoriale e si presta ad esprimere al meglio la nostra cultura culinaria. Il momento clou è arrivato con il risotto al radicchio, preparato da Davide Fiorio, presidente degli chef Scaligeri, dove riso e radicchio, simboli della terra veronese, si sono fusi in una sinfonia di sapori, mantecati con formaggio ubriaco per un risultato aromatico e seducente. Un tributo alla tradizione del carnevale veronese è stato offerto dallo gnocco al radicchio, un piatto che celebra il papà del gnoco, maschera simbolica della festa. Morbido e saporito, condito con fonduta di Monte Veronese, pancetta croccante e julienne di radicchio crudo, lo gnocco ha fatto riaffiorare ricordi di antiche celebrazioni, emozionando i presenti. Prima del piatto conclusivo, si è tenuta una benedizione solenne del radicchio, un momento carico di significato, a suggello di prosperità per la stagione in arrivo. La benedizione ha preceduto il piatto del pellegrino, una creazione semplice e autentica per accogliere i futuri viandanti del giubileo, creato dallo chef Buffo. Polenta di riso al cucchiaio, fonduta di formaggio grana e radicchio in agrodolce, pensata per esaltare i sapori locali e offrire al pellegrino un assaggio dell'essenza veronese. Durante la giornata, ospiti illustri si sono alternati al microfono, portando il loro contributo e rappresentando il territorio con orgoglio. Le confraternite locali hanno partecipato attivamente, aggiungendo prestigio alla manifestazione e rendendo omaggio ai prodotti tipici della terra veronese. Tra un piatto e l'altro, gli ospiti si sono confrontati, condividendo impressioni e pareri sui sapori, mentre i rappresentanti delle confraternite hanno sottolineato l'importanza culturale del radicchio e degli altri tesori gastronomici del territorio. A conclusione di questo viaggio culinario, un semifreddo al radicchio con crumble e cioccolato fuso ha chiuso la giornata con una dolce nota finale, lasciando impresso nella memoria dei commensali il ricordo di una celebrazione dedicata all'eccellenza e alla passione per la propria terra. Facendo, parla agricoltore negli ultimi anni, cioè belle emozioni e anche brutte, perché con l'ultimo anno pioggia, caldo, pioggia, c'è grandi momenti di sconforto, però poi quando raccogli il prodotto e ottieni il buon prodotto e riesci a venderlo e vedi che anche la gente lo apprezza, diciamo quelle emozioni lì vanno a compensare tutti gli sconforti che hai fatto durante la stagione, tutti i sacrifici che hai fatto.
prima all'archeologico è nato proprio dall'impegno del presidente che mi ha preceduto, e oggi invece noi continuiamo questa tradizione. È un prodotto, abbiamo detto, del territorio, grazie a Cristiana che lo sta portando avanti con tenacia, quindi meritano soddisfazione. E buon lavoro a tutti, mi raccomando, ritroviamoci qui l'anno prossimo.